sei di queste parti, hai preso testimonianze inedite. Quella notte io c'ero, sì. Quindi ho vissuto personalmente il terremoto, però non racconto soltanto la mia storia, il mio vissuto, ma racconto anche quello che hanno vissuto gli altri aquilani. Soprattutto faccio parlare degli esperti come Giampaolo Giuliani, come il sismologo Moretti, De Luca. Chiaramente ci raccontano che prima del terremoto non è stato fatto nulla, nonostante loro avessero avvertito chi di dovere. Perché all'Aquila c'era stato uno sciame sismico di 6 mesi, quindi tutti avevano avvertito il terremoto, soprattutto la scossa del 30 marzo alle 15.30 del pomeriggio, dove tutti sono usciti fuori dagli edifici. E il giorno dopo si è riunita la commissione Grandi Rischi con il capo della protezione civile, con il presidente dei boschi degli NGV e il sindaco Celente, e loro hanno detto che non dovevamo preoccuparci, era tutto a posto, non prevedevano una scossa più forte.